Continuiamo il nostro studio sull'astrazione, l'astrazione che abbiamo chiamato, se vi ricordate, negli incontri scorsi, universalizzatrice. Nell'ultima lezione abbiamo notato due caratteristiche che il testo ha posto in rilievo, due caratteristiche proprie di questo tipo di astrazione, e cioè il suo essere a priori. Un a priorismo che abbiamo definito astrattivo, per distinguerlo dall'apriorismo sintetico di Kant, e cioè cosa vuol dire a priorismo astrattivo? Significa che l'intelletto, mediante l'astrazione, non, per così dire, non falsa, ecco, diciamo così, il contenuto dell'esperienza, non gli aggiunge qualcosa, non gli toglie qualcosa, ma gli dà un modo di essere. Questo il modo di essere proprio dell'intelletto, cioè il modo di essere universale che prescinde dalle note individuate. Il secondo aspetto, se vi ricordate, era la spontaneità di questo processo astrattivo, cioè non è, come dire, un processo che noi decidiamo, mettiamo in fila le tappe e le eseguiamo attraverso, come dire, degli atti di volontà, ma è precisamente il modo di conoscere dell'uomo. Così come noi non, diciamo, ovviamente è un'analogia, ma se io metto questa mano sul fuoco, non è che decido, diciamo così, di percepire il calore, ecco. In un certo senso la modalità con cui l'intelletto conosce attraverso questa astrazione universalizzatrice avviene in modo spontaneo. Bene, abbiamo chiamato anche, se vi ricordate, intuizione in un certo senso. Proseguiamo il nostro percorso, siamo alla pagina 147 e vediamo il paragrafo che si intitola L'astrazione e la composizione di materia e forma. Allora, se voi provate un attimo a porre mente al modo con cui è nel nostro intelletto Giuseppe, okay, supponiamo che io e voi abbiamo davanti a noi un tal Giuseppe, bene, noi l'abbiamo nella nostra mente in modo universale, quindi prescindendo dalle note individuanti di questo Giuseppe. Ma se riflettete, il concetto di uomo che io nella mia mente mi si forma guardando Giuseppe, pur astraendo dalle note individuanti, non astrae però, e questo è un punto delicato, proprio nel testo di San Tommaso, non è un'astrazione dalla materia in quanto tale. Mi spiego. Quando pongo mente al concetto di uomo che ho nella mia mente, è chiaro che io prescindo, proprio perché il processo di astrazione universalizzatrice è definito così, no? È descritto così, cioè prescindo chiaramente da questo corpo preciso. Quindi con questi aspetti materiali precisi, un certo colore di capelli piuttosto che degli occhi, piuttosto che la forma del naso, una malformazione, d'accordo? Prescindo da questo qui, ma non prescindo dal fatto che ci sia un corpo, quindi non prescindo dall'aspetto materiale. Perché potremmo essere indotti falsamente a pensare che l'astrazione sia un astrarre la forma dalla materia. Ora, questo non è corretto. Perché? Perché per oggetti di conoscenza che sono materiali, quindi che hanno la materia, sono composti di materia, il mio concetto ce l'ha appunto l'elemento materia. Tant'è vero che, come dire, nel concetto di uomo, nel concetto
della divinità è, diciamo, un elemento chiaramente distinguibile a livello concettuale, proprio il fatto che l'uomo ha un corpo, no? La divinità non ha un corpo. Quindi vedete che nel concetto di uomo c'è l'aspetto corpo. Cos'è che non c'è? Non c'è questo corpo qui, preciso. Così come anche l'aspetto della forma, cioè la sua anima, l'anima che è la forma, no? L'aspetto formale dell'uomo, anche questa viene universalizzata, nel senso che non è come dire, quella forma qui, d'accordo? Vediamo un pochino il testo e soprattutto i rinvii, i rimandi ai testi di San Tommaso, in particolare uno che vedremo tra poco. Vedete che già nel primo paragrafo Lavanni Boveghi fa notare che sicuramente il fondamento metafisico del valore della conoscenza dell'universale è la presenza di una forma nella realtà materiale sperimentata. Se non ci fosse una forma, noi non avremmo conoscenza, punto. Infatti il limite, diciamo così, basso della conoscenza umana è la cosiddetta materia pura. Cioè una materia senza forma per noi non è conoscibile, d'accordo? Perché qualsiasi cosa materiale che noi conosciamo, appunto, è una cosa, è un quid, è un qualcosa, e noi quando lo conosciamo astraiamo il quid, d'accordo? Se io dico, non so, una palla di terra. È tutta materia, no? In realtà c'è un aspetto formale, perché la materia pura, la materia informata non è conoscibile, cioè non ci sarebbe nulla, diciamo così, che il nostro intelletto potrebbe attingere, e quindi non ci sarebbe nulla da comprendere. Ma d'altra parte, dice Lavanni Boveghi, ciò non significa che conoscere l'universale sia astrarre la forma della materia. Innanzitutto, l'universale non rappresenta solo la forma, ma anche la materia quando si tratta di realtà corporea. È quello che abbiamo appena detto, no? Nel concetto, per esempio, di uomo abbiamo l'elemento materiale, non abbiamo questa materia qui, ma abbiamo l'aspetto della materia. Andiamo a leggere la questio 85, vedete l'articolo 1, la seconda risposta alle obiezioni, almeno una parte. Prendiamo il testo integrale di questa risposta per quello che ci serve. Alcuni ritennero, sto leggendo il testo di San Tommaso, in nota lo trovate in latino, che la sola forma costituisca l'essenza specifica delle realtà naturali, cosicché la materia non ne farebbe parte. Ma se così fosse, non si dovrebbe porre la materia nella definizione degli esseri fisici, mentre invece gli enti fisici, per definizione, nella loro definizione, l'aspetto della materia entra. Pensate appunto alla differenza tra un ente fisico e un angelo. Bisogna perciò ragionare diversamente e distinguere due specie di materia. Questo è il punto che ci interessa: la materia come entità universale e la materia designata o individuale. Vediamo. Materia universale sono le carni e le ossa, d'accordo, in generale. Materia individuale sarebbero invece queste carni e queste ossa. Ora, quando l'intelletto astrae, separa la specie degli esseri fisici dalla materia sensibile individuale, non da quella universale, d'accordo? Che è come dire che la materia che entra nel concetto
ci entra in modo universale, cioè entra come la forma stessa, entra, spoglia di quelle caratteristiche individuanti che appunto Tommaso chiama la materia designata o individuale. Astrae, per esempio, così va avanti il testo, qui non c'è più, però è interessante per completare il discorso. Cioè, l'intelletto umano astrae, per esempio, l'essenza specifica dell'uomo da queste carni e da queste ossa, che non rientrano nell'essenza della specie, ma sono parti integranti dell'individuo, come insegna Aristotele, così che l'essenza può essere concepita senza di esse. Non si può però astrarre intellettualmente l'uomo dalle carni e dalle ossa in generale. D'accordo? Quindi il punto che ci interessa è questo. L'astrazione universalizzatrice non astrae la forma della materia, ma universalizza la forma e la materia. Ovviamente se parliamo di enti materiali, se non sono enti materiali, non c'è una materia, questo va da sé, ma se parliamo di enti che invece hanno l'aspetto materiale, in che cosa consiste la nostra astrazione? Nel appunto rendere universale ciò che invece nella realtà si trova in modo individuale. Quindi non si tratta di liberare la forma dalla materia, ma si tratta di rendere la forma e la materia universali. Quindi io astraggo dalla forma individuale e dalla materia individuale, dalla materia segnata, si dice anche, no? Designata o individua, ma non dalla materia in generale. Per ritornare al testo di San Tommaso, io astraggo da queste ossa e questa carne precise, individue, ma non dal carne, dalle ossa. In universale, d'accordo? Perché queste invece rientrano nel concetto. Bene, secondariamente, dice e fa notare Lavagna e Rovighi subito dopo la nota 23, ecco, in secondo luogo, nella realtà, scusate, anche la forma individua, quindi l'astrazione si compie anche sulla forma, l'abbiamo appena detto, no? La forma, perché si compie anche lì l'astrazione? Perché attraverso l'astrazione io libero, diciamo così, anche la forma dalle sue note individuanti, questa forma, d'accordo? Precisa, individua, concreta, per appunto avere invece la forma universale, in senso universale. Circa, diciamo, a un terzo della pagina 148, Lavagna Rovighi sta riportando un testo di Tocqueville, abbiamo diciamo, un paragrafo interessante su cui ci soffermiamo un attimo. Dice: comunque siano le cose quanto l'origine e la causa dell'individuazione, questo è un problema a parte, attualmente e di fatto la forma realizzata ha l'individuazione, non da se stessa, ma certamente in se stessa. La forma è individua, come tutto ciò che esiste, d'accordo? La forma dell'uomo è sempre una forma, in quanto esistente concreta, è sempre individua, d'accordo? Non esiste un'unica forma metafisica che appartiene a tutti gli uomini, d'accordo? Che insomma in soldoni significa che la mia anima non è l'anima di Tizio, di Caio e di Sempronio, d'accordo? Non esiste un'anima universale dentro enti materiali particolari, no, la stessa anima individua, d'accordo? Se parliamo dell'anima umana, ma questo vale per la forma in generale. Quindi la forma individua come tutto ciò che esiste. La sua individualità non è accanto, ma è in essa. Per spogliarla dunque dall'individualità non basta considerarla senza la materia alla quale è unita, d'accordo? Non è questo, non significa, non è questo il processo con cui si universalizza, non è la separazione dalla materia. Bisogna invece astrarla,
da questa stessa individuazione. Non confondiamo il principio di individuazione col fatto di essere individuato. Due forme della medesima specie, individuate dalla materia, ricevono nel loro essere proprio dei caratteri diversi. In Soldoni vediamo questo esempio. La forma, cioè l'anima di Pietro, quello che vi dicevo prima, non è la forma, cioè l'anima di Paolo. Per universalizzarle bisogna dunque lasciare da parte qualcosa di ciò che esse sono in se stesse, cioè bisogna considerarle in modo indeterminato. Quindi, per riassumere questo paragrafo, l'astrazione non separa la forma dalla materia, ma universalizza e l'una e l'altra, cioè universalizza, cioè le spoglia, diciamo così, dei caratteri individuali, concreti. Bene, c'è un'ultima frase di questo paragrafo che volevo mettere in luce, è proprio l'ultima riga della pagina 148 e a finire il paragrafo, pagina 149. Alcuni pensatori, questo soggetto, dimenticano che astrarre significa precisamente distinguere nello spirito, nel nostro intelletto, ciò che non è distinto nella natura. Nella natura io vedo, non vedo universali, vedo concreti, vedo individui, vedo forme e materie concrete, individui, ma nel mio intelletto invece queste sono presenti in modo universale. Il fondo comune di queste posizioni, di questa confusione del modo di essere nella realtà e del modo di essere nell'intelletto, è una ripugnanza ad ammettere il potere astrattivo dell'intelletto e quindi il valore di ogni conoscenza parziale. Ogni conoscenza che non afferra il reale nella sua totalità è ritenuta nulla. Si vuole ad ogni costo che il modo di operare dell'intelletto sia rigorosamente ricalcato sul modo di essere della realtà. Questo è impossibile per la conoscenza umana. La conoscenza umana è una conoscenza inadeguata della realtà, non falsa, d'accordo? Attenzione, abbiamo due errori: quello di pensare da un lato che la nostra conoscenza sia perfettamente adeguata alla realtà, quindi perfettamente adeguata alla conoscenza del singolare e del particolare, cosa che non avviene, e ne abbiamo esperienza tutti i giorni, quando noi pensavamo di conoscere bene una persona, invece questa ci frega, per esempio, no? Ma non solo una persona, anche un ente, cioè l'uomo ha bisogno di procedere nella sua conoscenza potenzialmente fino all'infinito, no? Ma dall'altra parte questo non significa che allora la nostra conoscenza, che non è adeguata alla totalità del reale, sia falsa o sia inutile. Ha un modo proprio di essere, e questo è tutto il suo valore, tutta la sua forza, ma anche il suo limite. Non abbiamo una conoscenza angelica, ancora meno abbiamo una conoscenza divina, ma abbiamo una conoscenza umana con, ripeto, la sua forza e il suo limite. Dunque, si vuole ad ogni costo che il modo di operare dell'intelletto sia rigorosamente ricalcato sul modo di essere della realtà. E questo è un grande errore, dice Giovanni Rovighi, radice di moltissimi altri, perché è in fondo la pretesa che la conoscenza umana sia conoscenza adeguata della realtà. È stato un po' anche, per certi versi, la deriva della modernità, dall'assolutezza della conoscenza di stampo hegeliano al precipitare in qualche modo della conoscenza intellettiva nella svolta nicciana. Però questo, diciamo, qui siamo un po' nell'ambito della storia della filosofia, quindi mi fermo qui. Allora, diciamo che adesso andiamo a vedere con la prossima. Oggi, diciamo, siamo già intorno ai 20 minuti, quindi non voglio introdurre nuovo materiale, ma quello che
diciamo, ci rimane un pochino da vedere. Per quanto riguarda almeno la stazione, poi evidentemente ci sono tante cose, è capire come sia possibile che la conoscenza del singolare a questo punto, no? Perché se il mio intelletto lavora attraverso una stazione universalizzatrice e invece, quindi l'universale nell'intelletto, ma nella realtà abbiamo il singolare, abbiamo l'individuo, abbiamo il concreto. Allora, come lo conosciamo questo individuo, questo concreto? Questo è un po', diciamo, insieme ad altre cosette che vedremo, ma questa è un po' la questione che ci resta ancora da affrontare.